preferiti del mese di giugno, i miei prodotti must have che mi sono piaciuti tantissimo. Era qualche giorno che non filmavo, che non ero con voi, perché sono stata talmente impegnata nel matrimonio di mia sorella, nella sua preparazione, e gli ultimi giorni tra le spose che ho truccato, il suo matrimonio, devo dire la verità, non ho avuto modo di girare, di filmare dei video per voi. Adesso, a parte andare dal dentista, che è la cosa che per me più mi scoccia al mondo, sono un po' più libera da tutti gli impegni e quindi cercherò di dedicarmi moltissimo ai video e a voi. Allora, prima di tutto, questo sarà un video sui questi preferiti del mese di giugno, inerenti specialmente ai prodotti che personalmente mi sono piaciuti per il sole, perché sono quelli che ho avuto modo di provare, veramente sono già 3 anni che li utilizzo, ma lo voglio condividere con voi. Il trucco, bene o male, avete visto, ho alleggerito moltissimo con le BB cream o comunque con il gel di Sensai, le basi idratanti di Sensai o comunque quella di Givenchy, e al momento, diciamo, mi sono focalizzata ho focalizzato la mia attenzione più sui solari, e quindi era una cosa che vi volevo mostrare perché per me sono quelli che in questo mese di giugno ho utilizzato di più e sono diventati i miei must have. L'unico prodotto di trucco che ho provato nel tempo e che mi ha conquistata, mi è piaciuta molto, è la base make-up per la linea degli occhi di Bella Pierre. Eccola qui, ve la mostro. Questa la utilizzo per gli occhi, si presenta così. La trovo molto sottile quando la vado a stendere. Eccola qua. La trovo molto sottile, aspettate che ve la mostro. Si fonde perfettamente. Forse non so se si riesce a vedere bene, comunque ne metto un po' di più, ve la sboccio un po' di più. Eccola qua, forse con questa, eccola qui. E risulta beige sugli occhi, quindi volendo anche da sola mi piace moltissimo utilizzarla perché crea questa patina praticamente molto molto chiara su tutto l'occhio, palpebra mobile, arcata sopraccigliare. Voi sapete che una delle mie preferite resta quella della linea di Sensai, però anche questa mi sta piacendo molto, forse proprio per questo effetto molto chiaro che con l'abbronzatura mi schiarisce e mi illumina. Quindi io ve la consiglio tranquillamente. Mantiene perfettamente la tenuta del make-up degli occhi, volendo anche l'eyeliner e matite, anche se io non amo mettere la matita, ma preferisco utilizzare l'eyeliner, se non per sfumare e poi applicazione per l'applicare dopo un ombretto. Quindi devo dire la verità che come base, nonostante la mia, che è quella della linea di Sensai che mi piace, l'ho trovata molto molto valida. Questa mi era stata inviata un paio di mesi fa e devo dire che tra le varie base è quella che mi è piaciuta di più e mi ha conquistato. Eccola qui, si presenta in una confezione cilindrica, 8 grammi e mezzo. Personalmente il trucco, cioè i prezzi di questa azienda, di questo brand non li conosco, però vi lascerò il link dove potete poi andare a vedere sia la loro fanpage, la loro pagina Facebook, che tranquillamente dove potete acquistare i prodotti. Quindi ve la consiglio. Allora, per quanto riguarda i solari, io devo dire che utilizzo quelli della linea di Sensai. Eccoli qua, voi li conoscerete, ve ne ho parlato altre volte. Questo è il solare del viso, eccolo qui. Questo è il solare del corpo, si presenta con le rogature e adesso poi vi mostro. E anche il doposole li utilizzo, perché mi piace moltissimo la sua fragranza. Allora, questa linea è una linea nata ovviamente per il sole, ha la particolarità di avere gli ingredienti anti-età della linea Sensai, il fibrina della seta, quindi seta Koshimaru, un potente idratante che si trova all'interno di tutta la linea, e in più possono essere quella del viso, ovviamente, non quella del corpo, può essere tranquillamente utilizzata al posto del
della crema da giorno in un momento che fa molto caldo. Io dopo l'applicazione del siero la mattina sto utilizzando direttamente questa come crema da giorno. Poi dopo tranquillamente se voglio mi trucco oppure metto un velo di gel e sono a posto. Non è ricca, non è untuosa, io uso la 20 o la 30. In città uso la 20 e quando vado al mare utilizzo la 30 e devo dire mi scherma perfettamente, non mi lascia la patina bianca che molte volte è dato dai dalle consistenze eccessivamente ricche e soprattutto dal biossido di titanio, che è quella patina biancastra che praticamente alcuni solari hanno ed è dato dal filtro fisico. Mentre i filtri chimici, come voi ben sapete, sono quelli che si assorbono e che poi schermano. Quindi questi mi piacciono perché lasciano la pelle molto idratata, morbida, elastica e sono, oltre ad essere anti-età, rassodanti anche, sono antimacchie. Che antimacchie non vuol dire solamente dove voi potete trovare le macchie o potete tranquillamente proteggervi dalla formazione di macchie, ma molte volte le macchie sono date anche dalle discromie. Sapete quando il sole non è preso uniformemente bene, quando ci sono dei puntini sul corpo bianchi, molte volte quella è un'assenza di melanina o un'eccessiva melanina se poi è scura, in questo caso le macchie. Questi prevengono la formazione e ne curano quelle che voi già avete, quindi mi trovo benissimo, sono 3 anni che utilizzo questi, mi trovo veramente bene e le consiglio a tantissime persone, alle mie clienti che si trovano altrettanto bene. Certo, per carità, costano, alzo le mani dal non dire che non costino, però ne valgono tutto quello che voi spendete, perché d'estate la pelle va curata ancora meglio che d'inverno. Quindi questi non fanno altro che essere il prosieguo della linea curativa, la potete utilizzare tranquillamente se andate al sole, io la applico anche più volte durante la giornata quando sono al sole, e questo invece per il corpo e si presenta con il dosatore, è uno spray lattiginoso, effetto poi broom, vedete, e la particolarità ha questo profumo delizioso di albicocca che rende la pelle proprio vellutata, quasi come se fosse da mangiare, va? Una pesca morbida, succosa. Ecco, questo mi dà l'idea di quando vado a sentire la fragranza di questi solari. E il doposole ha le stesse prerogative della linea del viso e del corpo, è antietà e in più è un prodotto che lenisce, fissa e prolunga l'abbronzatura. Quindi quando voi mi dite che bella abbronzatura uniforme, io vi dico che sono questi solari. E per me non può mancare uno dei miei preferiti in assoluto, sempre come must have, che utilizzo sempre, è il solare 25 della linea di Shiseido per gli occhi, che per me è un altro prodotto eccezionale che non ne potrei fare mai a meno. Ora ne ho provati tantissimi, gli stick, le altre creme, però trovo che questo è veramente eccezionale e mi piace moltissimo. Esce in cremina bianca, con una cremina bianca che adesso vi faccio vedere, vedete così, però si assorbe subito. Vedete, si assorbe subito e tranquillamente non va a finire all'interno degli occhi, quindi non vi fa lacrimare, potete stendervi tranquillamente. Certo, non è resistente all'acqua, quindi la dovete riapplicare, però devo dire la verità, è un validissimo prodotto e io ve lo consiglio al 100%. Quello che in questo periodo mi sta piacendo moltissimo e che io lo utilizzo prettamente d'estate è il bagno schiuma gel douche, sempre della linea di Sensai, all'estratto di bambù. Infatti vedete che quasi è a metà, è un 300 ml, fa una schiuma morbidissima, lascia la pelle molto ben idratata, ha sempre l'estratto di bambù e la fibroina della seta, quindi la seta Koshimaru, e lascia la pelle già perfettamente morbida. Questo perché? Perché dei bagnoschiuma, quando vengono utilizzati dopo il sole, aggrediscono la pelle, quindi voi sentite la pelle ancora più tirare. Almeno personalmente alcuni mi fanno questa reazione. Io da quando lo utilizzo, e anche per 2-3 giorni successivi alla, diciamo, all'esposizione solare, sento la pelle molto elastica, molto morbida. Quindi questo io lo consiglio sempre da applicare dopo aver fatto, diciamo, l'esposizione solare durante la settimana, tranquillamente anche per più docce durante la giornata, perché voi sapete che le schiume o comunque quello che c'è all'interno del bagno schiuma va a disidratare la pelle e l'acqua contenendo calcare aumenta la disidratazione. Quindi io lo consiglio veramente ad occhi chiusi.
È un prodotto che d'estate per me, da quando arriva maggio a settembre, lo utilizzo veramente spessissimo, non dico tutti i giorni, lo alterno con dei bagnoschiuma anche un po' più profumati, però questo, anche se è una lieve fragranza, rimane, persiste tranquillamente anche dopo un paio d'ore, dopo la doccia. Volendo una tantum con questo, volendo, ecco, potreste non mettere l'idratante dopo doccia, tranquillamente. Altrimenti potete far proseguire con il vostro trattamento. Io lo consiglio e mi trovo veramente molto molto bene. E per ultimo, ma non perché sia l'ultimo prodotto, ma perché ho preferito dividere make-up dal beauty, adesso vi mostro quello che da maggio in poi sto utilizzando come fragranza, che è il profumo di Dolce Gabbana Light Blue. È ovvio che questo lo sto alternando ad altri profumi e finalmente spero prossimamente di farvi il video sulle mie fragranze del momento. È passato un poco di tempo, ma cercherò di accontentare tutte le vostre richieste. E questa fragranza è nata circa 10 anni fa. 10 anni fa, perché ad agosto io questo lo utilizzai quando mi sposai 10 anni fa, ed è rimasto uno dei miei profumi preferiti in assoluto. È una fragranza allo stesso tempo fresca e frizzante, ma molto molto sensuale. Ha come nota predominante la nota del mandarino e del cedro di Sicilia, e inoltre è composta nelle note, diciamo, di cuore dal pompelmo, dalla rosa bianca, e per chiudere, perché ovviamente secondo me non potrebbe essere altrimenti, dal muschio, che rende il profumo secondo me molto sensuale e avvolgente. Quindi è una, diciamo, delle mie fragranze preferite che utilizzo prettamente d'estate. D'inverno le fragranze troppo fresche personalmente non mi piacciono, preferisco quelle un po' più aromatiche, più vanigliate, più dolci, più che, tra virgolette, lasciano una scia. Non che d'estate non debba essere così, però certamente quando il profumo è troppo dolce mi sento come se mi si chiudesse la gola e quindi lo trovo un po' troppo pesante. Questo sicuramente è una delle mie fragranze preferite, che vi consiglio, sicuramente lo conoscerete e devo dire mi piace veramente tanto. Non è uno fresh, quindi se andate al sole macchia la pelle, però in città una manica corta con tranquillità lo potete applicare. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere quali sono i vostri must have del periodo di giugno che vi sono piaciuti, quali come sempre mi consigliate da provare, da avere, e spero che vi iscriviate in tanti al mio canale. Io vi lascio e vi do appuntamento al mio prossimo video. Ciao ragazze!